Nuovo appuntamento con Abruzzo In. Oggi ci troviamo nel piccolo borgo di Torricella Sicura, un comune in provincia di Teramo, sede dell'Unione dei Comuni Montani, situato alle porte del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Oggi conosceremo insieme storia, cultura e tradizioni di questo piccolo borgo. Andiamo a scoprirle insieme! Siamo in compagnia del vice sindaco, buongiorno Marco, buongiorno, che buongiorno oggi a ci voi. Guiderà alla scoperta di questo meraviglioso borgo. Marco, ma perché venire a Torricella? Perché venire a Torricella? Bella domanda. E sicuramente è il comune più vicino al capoluogo di provincia di Teramo, per cui per chi ama la natura, per chi vuole passeggiare, per chi vuole degustare un piatto buono nei nostri ristoranti, nei nostri locali, c'è da venire a Torricella, perché un teramano comunque può venire anche a piedi qui, può ammirare i nostri percorsi anche cicloturistici che mano a mano stiamo sviluppando, e poi perché comunque è un paese vivo, vivace, dove i nostri abitanti, i nostri concittadini sono sempre gioiosi, sereni. Quindi più di Borgo questo. Borgo tranquillo. Borgo tranquillo, Torricella Sicuro, lo dice anche il nome, per cui sempre attivi a livello di paese, tutti i nostri concittadini, per cui siamo veramente contenti di vivere in questo paese. Ed ora ci spostiamo insieme a Marco per andare a visitare il Museo Etnografico. Siamo in compagnia del signor Gino, ideatore nonché creatore del Museo Etnografico di Torricella, in cui sì. Sono appunto conservate e custodite, diciamo, le opere inerenti l'arte e mestieri di una volta. Mm-hmm. Sono un custode, un guardiano di roba antica. Che cosa è esposto principalmente in questo museo? Più di tutto, cioè un po' di tutto. Ho raccolto, poi ho fatto delle stanze per far vedere come si viveva una volta, poi dal grande ho passato in miniatura, perché la miniatura è molto facile spiegare come si viveva. Come si viveva, ma queste miniature vengono appunto, come mi diceva prima, esposte anche ai bambini. Per far capire i bambini, per far vedere, no? Se te invece l'aratro che la trainava, i buoi, cosa sono fatti i buoi? Perché i bambini di adesso è facile, è difficile spiegare un po' di realtà. E poi cosa viene esposto in particolare? La vita quotidiana degli anni 50-40. Ok, allora ci porta a far vedere, ci vogliamo recare all'interno? Sì, così. Ci troviamo in una delle tante stanze che compongono questo museo, in particolare in questa che ripercorre appunto il fenomeno della transumanza. Sì, ho ricostruito la transumanza, dove dormivano i pastori, lo stazzo delle pecore, come si mungevano, come si tosavano le pecore, e ho scritto la transumanza come si faceva. Ma tutti parlano di uomini, ma perché non parlano di donne? Perché la transumanza la facevano pure le donne, dopo che avevano finito i lavori nei campi, le donne andavano a trovare il marito, perché ero costretto a trovare i mariti. E se te ci fai caso, la donna che il battesimo l'ha fatto nello stazzo di Roma, questo è un bambino, che lei era incinta con l'asino, dovette andare a trovare il marito. Immagina una donna attraversare i monti da solo con due bambini nati, di lavarli,
di dargli da mangiare. Parlare è facile. Quindi era un percorso molto anche ostacolato, difficile. Parlare, cioè, si deve vivere per raccontare le storie. Raccontare è facile. E invece di qui cosa viene esposto? Qui viene esposto la lana, dove è stato tossato le pecore, e ci sta la famosa lana dove si facevano i vestiti, si facevano i materassi, tutto e di più. Ma rimanendo in tema, lei si occupava anche di, diciamo, della produzione di formaggi? Sì, una volta l'ho fatto, facevo il formaggio per 15 anni l'ho fatto. Aveva una sua... La mia azienda. Una sua azienda? Sì, sì. Si chiamava Borgo Antico. E che tipi di formaggio produceva? Solo pecora. Grazie signor Gino per aver partecipato e collaborato con noi e per averci dato appunto la possibilità di visionare questo meraviglioso museo. Grazie a voi. Ed ora ci spostiamo per andare alla scoperta di altre curiosità e tradizioni di Torricella. Siamo con il segretario della Proloco di Torricella, una Proloco che ha anche una storia. Sì, diciamo che è nata il 15 settembre del 1992 e un altro anno compie 30 anni. In questi anni diciamo che i vari esecutivi che sono succeduti hanno voluto sempre valorizzare il nostro territorio e i prodotti tipici locali. Questi prodotti diciamo che nel tempo hanno acquisito sempre più valorizzazione, in quanto le persone che vengono qui a assaporare le tipicità si rendono conto che sono prodotti che da più anni vengono valorizzati e quindi con delle accortezze possiamo dire che ogni anno cerchiamo di migliorare sempre più. In questi 30 anni diciamo che la Proloco si è occupata sia a livello locale e poi ha avuto anche delle accortezze, arrivando anche a curare il servizio civile, che quest'anno è arrivato al quinto anno consecutivo, acquisendo due giovani per ogni anno. Ha in gestione una struttura ricettiva del comune di Torricella Sicura che si trova nel borgo di Valle Viola, il rifugio del pastore, e diciamo che nel corso degli anni ha cresciuto sempre più il numero dei soci, anche perché è una Proloco che opera sul territorio comunale e di conseguenza possiamo dire che svolge delle manifestazioni da diversi anni e si confronta sempre con le realtà locali associative, mettendo sempre in discussione. Collaboriamo con coloro che ci chiedono la propria collaborazione e nello stesso tempo passo a citare quelle manifestazioni che caratterizzano questa associazione. Noi verso il metà 20 febbraio di ogni anno facciamo la Sagra del Maiale e Polenta, che quest'anno diciamo, è raggiunta la condizione di funzione, però non abbiamo voluto svolgere per il Covid. Poi facciamo una festa sociale di Nozziano dove invitiamo tutti i soci dell'anno precedente, gli sponsor e tutta la cittadinanza per diciamo, rendere noto a loro quello che il direttivo vuole fare nel percorrente anno. Poi facciamo verso metà giugno la Sagra del Formaggio Fritto, giunto alla 22esima edizione, perché l'anno scorso non è stata svolta, quindi speriamo di svolgerla quest'anno. Poi facciamo a settembre, inizio settembre, la
26esima speriamo quest'anno, perché l'anno scorso non è stata svolta, non l'abbiamo svolta per il terremoto, la 26esima sagra del Minestronato Cellese, poi con la carta e prodotti tipici locali. Poi facciamo verso dicembre la festa di Pomona, dove invitiamo di nuovo gli soci, gli sponsor e le autorità di Enti che hanno raggiunto il contributo per rendere loro cosa, quello che ha fatto per l'associazione. Infine facciamo un concerto di Natale con la parrocchia di San Paolo Apostolo e l'amministrazione comunale. Quindi possiamo dire che noi collaboriamo la maggior parte dell'amministrazione con l'amministrazione e con la parrocchia e le altre realtà associative, perché se un'associazione svolge un'iniziativa e chiede la collaborazione, noi partecipiamo. E anche questo è un modo di collaborare in simbiosi con anche altre associazioni locali. Quindi una Proloco che organizza molteplici manifestazioni, eventi. Sì, e queste molteplici manifestazioni diciamo che hanno una durata negli anni, non è che è la quinta, la prima, la seconda, la terza, diciamo dalla 22esima, 24esima, 26esima, e in base ai vari anni che si succedono. È chiaro che poi sono gli anni in cui, diciamo, per il terremoto oppure per il Covid non abbiamo potuto organizzare, automaticamente non abbiamo fatto niente. Siamo sempre al centro dell'attenzione in quanto diciamo che ci poniamo sempre in discussione, e nello stesso tempo dopo gli eventi sismici e il Covid siamo qui a relazionarci con la cittadinanza, soci, non soci e tutti coloro che cercano di fare un qualcosa per la nostra comunità. Anticipato in precedenza, Torricella è rinomata per l'organizzazione di manifestazioni, prima fra tutte l'Infiorata. Infatti siamo qui con il presidente dell'associazione Trucioli in Arte, proprio perché questa associazione ha acquisito un'importanza non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Beh, perfettamente. Siamo stati convocati, siamo stati convocati per il Giappone, avevamo fatto già i biglietti e poi causa virus non siamo potuti più andare, dovevamo andare in Messico, hanno richiesto la nostra presenza e anche lì è saltato. Poi dirò di più, dovevamo andare a fare un evento a Udine, Avellino e Pisa. L'evento, sto cavolo di Covid, purtroppo ci ha bloccato tutti i programmi. Quindi riprenderemo, è abbastanza impegnativa portare avanti la cosa. Siamo stati ogni anno in Vaticano a San Pietro e Paolo e quindi ci dà grande visualità. Siamo stati a Venezia, alla Basilica della Madonna della Salute, abbiamo fatto un quadro di 100 metri quadri. Il Vescovo stesso l'ha rivoluto per l'anno successivo per ben due volte. Lo facciamo, siamo lì a lavorare il 3 di dicembre e rimane a vista della gente fino all'8 gennaio. Ma com'è nata questa associazione? Questa associazione è nata tramite delle signore qui con paesane. Sono andato a vedere delle inviorate, non ricordo bene dove. Ritorno a Torricella, sono rimaste così colpite, l'hanno voluto ripetere. Però noi non lo potevamo fare con i fiori perché mancano sia economicamente che la possibilità di reperire. Hanno cominciato a farlo con i trucioli e così ci siamo specializzati con i trucioli. Adesso abbiamo fatto un'altra prova di fare un guardo di 48 metri quadri di sale ai prati di Tivo, perché c'era l'elicottero della corsa, quindi avrebbe spostato. E così stiamo facendo le nuove esperienze. Ma da quanti anni viene portata avanti? Da 17 anni. Prima c'erano altri prima di me e dopo sono subentrato io. Si completa sempre qualcosa in più, si rinnova qualcosa. E andiamo in Sardegna ogni anno, in provincia di Cagliari, ormai c'è un gemellaggio che loro sarebbero venuti pure da noi. Dunque quest'anno eravamo in preparazione di fare un allestimento di 26 quadri. Veniva un gruppo dal Giappone che ce l'avrebbero fatto con delle conchiglie macinate, il loro quadro. E quelli della Sardegna ce l'avrebbero fatto con i ceci. Poi venivano due gruppi dalla Sicilia, e tra cui una molto difficile la facevano con i coriandoli colorati.
E ripeto, il Covid ci ha bloccato e siamo in attesa. Dai, riprenderemo, riprenderete con maggior forza e vigore. Poi ci tengo a ringraziare tutta la cittadinanza, perché quando ci sarà l'evento di fare questi quadri saremo in 300-400 a lavorare qui lungo la strada con entusiasmo. E questa è una cosa bella, che ricombatte il paese e quindi il modo di stare insieme, perché sennò si va a finire. E così è molto sacrificato. Dopo ci sono i bozzettisti, un gruppo di ragazzi che dipingono, che fanno, sono molto più esperti di me. Io penso alla parte amministrativa, loro pensano alla parte. Infatti tra poco andremo ad approfondire l'aspetto tecnico insieme a un direttore tecnico di questa associazione. Benissimo. Noi la ringraziamo per aver partecipato. Ringrazio a voi. Ringrazio a voi. Ci sono più fasi nella realizzazione. Una volta che si affronta il tema, nello specifico viene scelto un disegno. Questo disegno viene poi preso in mano al bozzettista, che appunto ne cura tutti i particolari. Il bozzettista non deve fare altro che il calcolo del disegno. Il disegno viene riportato su un lucido. Su questo lucido praticamente viene tutto sezionato, ogni piccolo particolare viene sezionato e viene contraddistinto da un numero. Faccio un esempio: se in una parte del disegno tratteggiato io inserisco il numero 3, vorrà dire che gli infioratori andranno a prendere il colore che corrisponde al numero 3, in questo caso il giallo. Quindi è un modo per semplificare poi agli operatori la realizzazione, esatto. Quindi il bozzettista fa questo lavoro, dopodiché si passa alla fase successiva, che viene data al tipografo. In tipografia, in base alle nostre misure, il quadro viene ingrandito. Questo non sarà altro che poi la tavolozza dove noi andremo a realizzare il quadro. E poi subentrano naturalmente gli infioratori. Gli infioratori ne siamo tanti, quindi gli viene reso facile il compito grazie a quei numeri che il bozzettista ha segnato. Compito ancora di chi ha realizzato il bozzetto è seguire il lavoro, oltre che a partecipare al lavoro. In caso ci fossero dei problemi, dal momento che lui stesso lo ha realizzato, deve essere in grado anche di risolvere il problema. E quindi deve partecipare a 360 gradi poi alla realizzazione. E quanto tempo occorre affinché il quadro sia messo in opera, cioè sia completato? Dipende dalla grandezza innanzitutto, dal tema, in base anche al soggetto che viene scelto. Comunque noi in genere, per rendere tutto fattibile, presentabile e bello, cerchiamo di lavorare la notte, in modo che al giorno poi quest'opera venga realizzata. Quindi è un lavoro che richiede organizzazione, progettazione. Sì, esatto. C'è un lavoro di squadra. Naturalmente più persone sono disponibili e più celere è la realizzazione. Diciamo che occorre sacrificio. Sacrificio però che poi viene ricompensato da ogni sforzo viene ricompensato dal risultato, certo. Che sicuramente, come ha detto anche il presidente, abbiamo avuto in qualsiasi parte dove siamo stati. È una bellissima vetrina per il territorio, per questa associazione che va mantenuta, va curata, perché poi voi, quando noi usciamo, non è una questione di portare solo la bellezza del quadro, ma in realtà c'è uno scambio tra associazioni bellissimo, perché portiamo i nostri prodotti, c'è più conoscenza di qualsiasi cosa, quindi gli altri sono interessati a conoscerci e noi naturalmente approfittiamo e ringraziamo pure, perché poi succedono sti gemellaggi, partecipiamo volentieri a qualsiasi altro momento di aggregazione insieme agli altri che partecipano, insomma. Quindi una manifestazione unica nel suo genere. Unica, certo. Che rende unico non solo questo territorio, ma anche
diciamo, è anche fioriera di un'importante vetrina per Torricella in sé, ma anche per, a livello nazionale, perché comunque fate gemellaggi, certo, anche con altri, anche altre città o paesi. Certo, certo. Noi vi ringraziamo per averci dato questa opportunità e per aver collaborato con noi, per averci fatto conoscere, ecco, nel dettaglio gli aspetti peculiari di questa manifestazione da voi organizzata. Noi ringraziamo voi, ne siamo più che lusingati, speriamo che in tanti vengano ancora sia a partecipare a questo gruppo, perché poi c'è bisogno anche di un ricambio generazionale, la forza lavoro, perché purtroppo con l'età si hanno anche problemi, visto lo stare sempre in ginocchio, sdraiati, è una faticaccia. Però grazie, grazie a voi e grazie a chiunque abbia a cuore questa cosa. Torricella Sicura comprende una zona situata a nord-ovest di Teramo, confinante con Campli, Valle Castellana, Rocca Santa Maria, Cortino e Teramo, e si trova ad un'altitudine di 450 metri sul livello del mare. Il nome deriverebbe dalla presenza di un antico castello, di cui peraltro oggi non rimangono molte tracce. Il castello menzionato sorgeva probabilmente su una collinetta posta a nord dell'attuale abitato, che gli abitanti ancora chiamano Lucastil o Colle Ciliegio. Secondo una leggenda popolare, sotto Colle Ciliegio ci sarebbe una grotta con un tesoro protetto da un enorme serpente. In questo territorio vi sono testimonianze di vestigia italiche, romane ed alto medievali. Il paesaggio circostante Torricella offre tratti boscosi di querce, carpini ed aceri, con numerosi torrenti ricchi di abbondanti acque che confluiscono a nord nel torrente Vezzola ed a sud nel fiume Tordino. Le sue origini risalgono all'epoca italica e romana, come testimoniano i recenti scavi archeologici che hanno riportato alla luce i resti di mura preromane, in particolare di un misterioso tempio dedicato al dio ignoto e di un prezioso tesoretto monetale risalente al II-III secolo a.C. In epoca medievale fu feudo del Ducato di Spoleto, mentre successivamente fu popolato da briganti e partigiani borbonici. Ma Torricella racchiude anche numerose attrattive che meritano di essere visitate, come la chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo, sita nella piazza principale del paese ed edificata al posto della vecchia pieve di San Paolo in Albata. Essa è datata al XVII secolo ed è stata ricostruita negli ultimi decenni del XVIII secolo ed ultimata nel 1806. La chiesa della Cona o Madonna delle Vergini, in stile neoclassico, che presenta un'unica navata con due piccole cappelle laterali ricavate dalla roccia di tufo. Una di queste rappresentava l'involucro di un'edicola votiva alla Madonna. Da annoverare anche Valle Piola, posta a circa 1000 metri di quota, che rappresenta il borgo più suggestivo tra quelli abbandonati dei Monti della Laga, composto da una dozzina di fabbricati, per lo più risalenti alla fine del 1800, che risultano abbandonati dal 1977. Variegate sono le manifestazioni, come l'infiorata, un evento tradizionale che si svolge sempre con grande successo, organizzata dall'Associazione Infiorate Artistiche e specializzata nel realizzare splendide infiorate in tutta Italia. Ma anche la sagra Lucite de Lupurc, la sagra del minestrone torricellese, pecora alla callare e prodotti tipici locali, e la sagra del formaggio fritto. Un borgo incantato in cui presente e passato si fondono in un nesso imprescindibile, ricco di fascino e bellezza. Immancabile una visita a Villa Capuani, una delle attrattive principali che purtroppo ora è inagibile, ma che però racconta una storia. Sì, a livello storico e anche architettonico è una delle ville, diciamo, e delle abitazioni più importanti per il nostro comune. Questa ha una caratteristica in più, quella di
di essere stata la villa di Mario Capuano, il partigiano teramano che da qui fu prelevato per portarlo a Bosco Martese per poi l'uccisione. E qui noi abbiamo puntato con il nostro mandato, e infatti l'abbiamo acquistata, l'abbiamo ristrutturata, adesso purtroppo è inagibile, però già abbiamo il progetto in atto, quindi a breve inizieranno anche i lavori, e questa deve essere una cittadella della cultura del nostro comune, ma anche della provincia di Teramo, perché comunque si presta, anche la sua storia presta a fare questi eventi che saranno prodotti e riprodotti in futuro, grazie anche alla Fondazione Celommi, che adesso la tiene in cura, e quindi sarà speriamo a breve riaperta, e ci sarà anche un museo dedicato alla resistenza teramana proprio qui. E questo è uno degli edifici. Poi abbiamo degli edifici di culto molto importanti, come la chiesa di San Bartolomeo in Villa Popolo, abbiamo la chiesa che abbiamo visto prima, principale, di San Paolo, abbiamo la chiesa della Cona, quella un po' più verso nord, più piccolina, e quindi diciamo che queste sono le caratteristiche importanti che ha il nostro comune. Come anticipato in precedenza, ci troviamo in cucina, nella cucina di Tania ed Emanuela, che stanno appunto realizzando un piatto con un prodotto tipico di questa zona. Con il porcino. Che cosa ci avete preparato di buono? Guarda, ci abbiamo fatto delle tagliatelle ammassate con funghi porcini. E come avviene la preparazione di questo sugo? Guarda, questo è molto semplice, perché il fungo porcino già ha il suo sapore buono. È un soffritto di olio e aglio, funghi porcini e sale, e alla fine aggiungiamo un po' di prezzemolo. Possiamo assaggiarlo? Come no? Allora, mettiamo un po'. Imbiattiamo. Dammi il cucchiaio. Prendiamo una forchettina. Allora. Ah, sopra va aggiunto anche. Sì, mettiamo il prezzemolo. Tritato. Al fine di dare maggior sapore, sì, al piatto. Oddio, sì. Poi c'è magari chi lo gradisce, però è sempre pure più bello. Ecco qua. Buon appetito. Assaporiamo questo piatto. Eccezionale. Complimenti. Grazie. Grazie. Concludiamo questa splendida giornata con il sindaco, nonché primo cittadino di Torricella. Sì, purtroppo sì, sono cittadino ormai da terzo mandato. In questo ultimo mandato stiamo affrontando tante problematiche, tra cui quella della ricostruzione. Per la ricostruzione siamo a buon punto, perché grazie al commissario della ricostruzione Nennini stiamo vedendo una buona accelerata. Stiamo trovando i cantieri di privati che stanno partendo, mentre per la ricostruzione pubblica Torricella già sta a buon punto, e speriamo che nel mese di dicembre di quest'anno, il 2021, avremo la nuova sede municipale. Credo che sia l'intervento più importante e più grande della Regione Abruzzo, che è stato costruito, ricostruito dopo il sisma del 2016. Quindi a dicembre del 2021, se tutto va bene, come io mi auguro, avremo una nuova sede municipale a disposizione dei cittadini. Quindi per la ricostruzione siamo messi abbastanza bene. Grazie sindaco, noi grazie la ringraziamo infinitamente. Grazie per aver partecipato, collaborato con noi alla scoperta di questo meraviglioso borgo. Grazie. Grazie a tutti, e ci vediamo domenica prossima, ore 14, su Teleponte. Non mancate!